Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La Juventus Under 23 vince finalmente. Finalmente vince una partita dopo una serie di sconfitte consecutive, credo che siano state 5, se non ricordo male. Mancava da tanto, ma soprattutto è la prima vittoria in trasferta della storia della Juventus Under 23 e quindi in automatico prima vittoria in trasferta della Juventus nella Serie C. A Pistoia, nello stadio Marcello Melani, la Juve vince 1-0 grazie alla rete al secondo minuto di Pardo, una partita di sofferenza. Sono quelle partite che aiutano una squadra a maturare. Perché è vero che giocare la Pistoiese non era una delle squadre più forti del girone, però giocare fuori casa dopo queste sconfitte qua, andare subito in vantaggio, avere la paura di non portare a casa un risultato che serviva come il pane, serviva come il pane perché permette alla Juve di respirare un po', perché la classifica non era proprio, non è proprio messa benissimo. Adesso torni in zona salvezza, ma insomma, direi che è veramente una situazione non proprio facile facile. La Pistoiese ha attaccato, ha provato in tutti i modi a pareggiarla, ma la Juventus ha tenuto bene e alla fine ha portato a casa un punto, dei 3 punti fondamentali. Prima vittoria dunque della Juventus Under 23, che tiene per il momento salva la panchina di Zironelli, che non è ancora secondo me stabilissima, ma permette alla Juve di lavorare anche la prossima settimana. Andiamo a vedere contro chi gioca settimana prossima, appunto, la Juventus Under 23. Ve lo dico subito, settimana prossima la Juve Under 23 gioca niente po' di meno che in casa col Pisa, col Pisa di Muscardelli. Gioca in casa col Pisa e già il Pisa secondo me è una squadra più attrezzata per vincere il campionato, per comunque passare. Comunque nel girone di Serie C la Juventus adesso ha 14 punti su 14 partite, un punto a partita, ancora la media è molto bassa, però permette alla Juve di respirare. In questo momento Lucchese ultima, Arzachena a 11 punti, poi c'è a 14 partite anche l'Albissola, la Pistoiese a 12 partite, 11 punti. La Juve adesso ne ha 14 di punti e ha raggiunto l'Olbia, superato però dalla differenza reti. Quindi la Juventus attualmente è tredicesima, ma ci sono un sacco di squadre che devono recuperare partite. In vetta c'è la Carrarese, che l'impressione che abbiamo avuto di una Carrarese molto forte e molto propensa a poter vincere il campionato quando si è stata Carrarese Juventus si sta verificando. Tra l'altro Carrarese, che ha i due giocatori che hanno fatto più gol, sono tutte e due in testa alla classifica cannonieri, cioè Tavano e Caccavallo, che sono a 13-12 gol. Insomma, vuol dire che la Carrarese è veramente una squadra ostica è difficile da affrontare. Bene ragazzi, dunque io chiudo qua questo video. Juventus batte Pistoiese 1-0, la decide Di Pardo dal secondo minuto. Ora a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!